Allora, questo qua è la continuazione dell'altro video che puoi vedere il video precedente che è uscito l'ultima volta, nel quale abbiamo iniziato un discorso relativo al caso in cui nel tuo cantiere l'impresa non è venuta nonostante abbia sottoscritto il contratto. Abbiamo detto che sono due i motivi per cui l'impresa non è venuta a farti i lavori: numero uno perché non monetizzava il credito, numero due perché era andato in overbooking. Abbiamo detto che lei si giustificherà con queste due giustificazioni e abbiamo detto anche che ci sono due principi cardini nelle imprese. È impresa perché esiste il profitto, quindi hai tu per fare impresa il tuo obiettivo è quello di generare profitto, e la seconda colonna è il rischio di impresa. E quindi il rischio che qualcosa potrebbe non andare bene. Quello che ti differenzia dal lavoratore dipendente è il fatto che tu al 10 del mese, imprenditore, potresti non avere guadagnato niente, avere guadagnato molto o addirittura averci rimesso. Invece il dipendente che non ha rischio di impresa, sicuramente al 10 lo stipendio lo prende. Se l'azienda è sana, se non fallisce, però in linea di massima, in teoria, lo stipendio lo prende. Quindi, certamente la giustificazione secondo la quale sono giustificato io imprenditore general contractor che non ti ho fatto i lavori perché non mi conveniva o perché non monetizzavo il credito non sta molto in piedi. Perché appunto fa parte di quell'area del rischio di impresa. E allora tu ti dirai: ma allora è facilissimo, ma allora benissimo, io ti vado a tirare fuori il contratto, avevo perso le speranze, ma questo mi dà la possibilità di chiamare un avvocato, preferibilmente specializzato in 110, perché poi. Le opere svolte con un contratto d'appalto tradizionale, un contratto di appalto tradizionale sono diversi dalle opere del 110, è diverso anche se anche alcuni aspetti importanti del contratto 110 e quindi lo prendo, vado dall'avvocato e porto a casa i soldi. Non funziona così. Perché? Perché deve essere verificato ogni contratto. Ti racconto una storia. Allora, lunedì scorso sono stato, boh, forse anche qualche giorno prima, sono stato contattato da un amministratore di condominio che mi ha chiamato entusiasta e mi ha detto: Ennio, ho avuto una grande, grande fortuna perché quell'ingegnere mi ha proposto di poter iniziare i lavori in quel condominio in montagna già la settimana prossima. Contattalo, fatti mandare il contratto. L'assemblea mi ha già dato mandato per le tue competenze. Dati da fare, non perdere tempo, dai, controlla che il contratto sia a posto e che i condomini ovviamente siano tutelati. Ho fatto delle piccole modifiche, veramente 3 righe a quel contratto che faceva pena come contratto, però c'era tutto, insomma. L'ho aggiustato un po'. E ho inserito tra le varie clausolette, non erano tante, ripeto, 3 cosette, ma in una c'era scritto: non puoi giustificare il tuo eventuale inadempimento oppure non puoi lasciare il cantiere nel caso in cui non riesci a monetizzare il credito. Seconda clausoletta che ho inserito. Nel caso in cui tu non ce la facessi a finire le opere in regime 110, quindi entro il 31 dicembre, oggi siamo più o meno il 15 settembre, al momento è indicato che entro il 30 dicembre, 31 dicembre di quest'anno il super bonus finisce. Se non riesci, le opere me le completi lo stesso a spese tue. Ambe due le clausole sono state cassate. Non è stato il general contractor, ha detto: neanche se vuoi ti firmo sta roba. E nella mail, diciamo, accompagnatoria mi ha scritto nero su bianco: è ovvio che se non monetizzo il cantiere lo abbandono.
Tu capisci bene che quindi sono andato dai condomini sabato pomeriggio alle 5 e allora ho spiegato che per quanto l'impresa avesse una visura camerale ottima, per quanto io abbia potuto consultarmi con il general contractor, quindi con l'imprenditore, l'ho visto in faccia, ho visto i lavori che ha fatto, mi dava veramente un'affidabilità, mi dava sicurezza, però quando tu già in anticipo, prima di firmare il contratto, mi dici: attenzione, se non monetizzo, ciao ciao. Io, ovviamente, lasciando chiaramente sempre senza influenzare i condomini, lasciato scegliere a loro che ovviamente hanno de deciso di non optare per questo contratto e quindi no, rinunciare al 110, che al 15 settembre con chiusura il 31 dicembre mi sembra una scelta assolutamente intelligente. Però è già nella logica questo dei general contractor. I general contractor o le imprese, per loro è normale, normale, ma se non ho i soldi non ti completo il cantiere. Solo che c'è un altro problema, e il problema è questo, che se mi inizi il cantiere e poi non me lo finisci, io devo restituire all'Agenzia delle Entrate tutti i crediti che ti ho ceduto, sono rovinato, ok? E poi c'è un altro problema, che quindi, scusami, stavo prendendo il filo. Quindi, la cosa importante, se sei al 15 settembre e ancora non hai iniziato i lavori, fermati, non sollecitare più, lascia che arrivi il 1º gennaio e li attacchiamo, scusami, e li attaccherai dopo, ok? Però adesso, iniziare i lavori adesso con tutte le promesse del mondo, rischi l'osso del collo, per cui il suggerimento che ti posso dare, se sei in questa situazione in cui l'impresa non ha nemmeno iniziato i lavori, è calma, televisione, filmetto su Prime o Netflix, aspettiamo il 1º di gennaio e dopo facciamo, e dopo si valuta, valuterai se fare causa oppure no. Nel frattempo cosa devi fare? Devi rivolgerti ad un avvocato specializzato in Superbonus, devi preparare tutta la documentazione, fare una consulenza, capire un po' com'è il tuo caso concreto, si dice, cioè il tuo caso specifico, e quindi prepararti già assieme al tuo avvocato per fare la causa. Il tuo avvocato sa cosa guardare. Se ti può, diciamo, interessare, il mio studio, naturalmente, visto gli argomenti che ti sto regalando da ormai qualche anno, si occupa di questo in tutta Italia. Con questo chiudo, e ti raccomando nuovamente, calma, Netflix, YouTube, guarda e studia, però aspetta il 1º gennaio se le opere a casa tua non sono iniziate. Ci vediamo al prossimo video. Aspetta, aspetta, aspetta. Campanellina, metti mi piace, e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.